Un benvenuto a tutti a questa nuova edizione del nostro videogiornale, le principali notizie di oggi. Iniziamo da Piovene Rocchette, scivola fra le rocce del lastrico per soccorrere il figlio grave, un papà soccorso in elicottero. L'uomo che stava scendendo verso il corso d'acqua sotto il ponte di Sant'Agata con i due figli minorenni, quando in un tratto nel quale stavano usando una corda di fortuna, uno dei due ragazzini è caduto. Per soccorrerlo il padre a sua volta è scivolato sulla roccia liscia, finendo 5 metri più sotto, portato in ospedale in elicottero e ricoverato in rianimazione in ospedale a Vicenza. Barbarano Mossano, donna cade in mountain bike sui Colli Iberici durante un'escursione. La 44enne ha riportato una probabile frattura a una gamba mentre con alcuni amici percorreva un sentiero in località San Giovanni in Monte. Oltre all'intervento del soccorso alpino di Padova, si è reso necessario il trasferimento all'ospedale di Vicenza in elicottero. Marano Vicentino, vaccini ULS 7, positivo il test senza prenotazione, ma numeri inferiori rispetto alle attese. È filata via liscia la giornata di vaccinazione senza prenotazione riservata nel punto vaccini della palestra comunale ai cittadini di tutta l'ULS 7, nati nei primi 4 mesi del 1952. Circa 350 quelli che hanno aderito, ma le dosi a disposizione erano 500. Voltiamo pagina e lasciamo la parola alla nostra redazione nazionale, iniziando con lo sport. Primo Gran Premio di Formula 1. Prosegue il sultanato di Hamilton in Bahrain. La Formula 1 quindi riparte dal Bahrain. Sul circuito notturno di Sakhir è Hamilton a trionfare davanti a Verstappen e a Bottas. Per la cronaca, aggiornamento coronavirus, 19.611 nuovi positivi e 297 decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi processati oggi sono stati oltre 272.000, 85.000 in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività sale dello 0,5% rispetto a ieri e i pazienti in terapia intensiva sono questa sera 44 in più. La Lombardia rimane la regione con più positivi, seguita da Emilia-Romagna e Campania. Entro Pasqua intanto arriveranno quasi 3 milioni di dosi di vaccino. Un effettivo cambio di passo, dichiara il commissario per l'emergenza Figliuolo. Ancora per la cronaca, da domani cambio di colore per alcune regioni italiane. La CNL, l'allarme economico e sociale, cresce il divario tra nord e sud. L'Italia resterà chiusa fino a maggio e da domani più di metà del paese sarà in zona rossa, con regioni come la Calabria, la Toscana e la Val d'Aosta che si andranno ad aggiungere alle 7 regioni: Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Veneto e la provincia autonoma di Trento, in cui sono già in vigore le restrizioni più dure. Chiudiamo con la cronaca dagli esteri, giornata di lutto in Myanmar. Arriva la condanna della comunità internazionale. È stata l'ennesima giornata di sangue ieri in Myanmar. Sarebbero 114 civili uccisi, dei quali 40 a Mandalay e 27 a Yangon. In 44 località del paese i manifestanti sono scesi in strada per protestare contro il golpe militare del 1 febbraio scorso, nella giornata in cui si celebrano le forze armate con una massiccia parata. Con questo per oggi è tutto. L'Eco Vicentino vi dà appuntamento alla prossima edizione.